Per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il comunismo! E questo centenario penso che è capitato in un momento proprio opportuno, perché diciamo, è insito dentro di noi abbattere certi borghesismi e certe realtà che non danno sfoggio, non danno sentimento, non danno amore, non danno forza alla crescita della città, dell'uomo e della nazione. Il mito del futurismo, rivisitato da Pasquale Della Monaco e dalla compagnia Vulcano Metropolitano, ha rivissuto i suoi paradossi linguistici e iconografici in una deliziosa performance tra gli stucchi del Caffè Gambrinus. Protagonisti fuori campo, comparse, prima attori, il filo conduttore di una serata dove il vate futurista, metà uomo, metà macchina, teorizza il fare artistico come incessante atto di creazione. Il movimento creato da Filippo Tommaso Marinetti 100 anni fa diventa così simbolo assoluto d'avanguardia e promotore di un ciclo culturale totalmente nuovo, che ancora oggi ha qualcosa da dire.